Allora, buongiorno ai nostri amici, ci ritroviamo a distanza di qualche tempo di nuovo con Nando Joppolo. Abbiamo fatto un'intervista qualche tempo fa, devo dire di essere particolarmente soddisfatto di quell'intervista, non perché tanto perché sta girando sul web, anche per quello, ma quanto perché dà l'opportunità in qualcosa come 2 ore di capire veramente come gira questo mondo, almeno a livello economico, finanziario, eccetera. Da questo comunque, Joppolo, sono nate una serie di domande che hanno comunque un comune denominatore. Ok, adesso sappiamo, ma che cosa possiamo fare? Che cosa si dovrebbe fare? Me l'hanno chiesto imprenditori, me l'hanno chiesto tantissime persone che frequentano canali web, me l'hanno chiesto addirittura della gente per strada. Adesso abbiamo capito, ma che cosa possiamo fare? Allora, ma intanto vorrei che fosse chiara una cosa, soprattutto, che non esiste l'economia, esiste solo l'economia politica, cioè esistono le scelte, non c'è un qualcosa che possa andare bene a tutti, a rapinatori e rapinati, a ladri e derubati, a lupi e ad agnelli, non è così. Cioè l'economia è politica perché è lo studio delle scelte. Scelte che possono andare bene ad alcuni e non vanno bene ad altri. Per cui la domanda non è che cosa possiamo fare. Scusi, mi ripete questo concetto di politica? Allora, non esiste il supremo interesse della nazione, non esiste l'interesse comune a tutti. Esistono gli interessi che sono contrapposti. Di fronte a interessi contrapposti non ha senso parlare del comune interesse. Vi ho fatto prima l'esempio del comune interesse, non so, facciamo il partito del portafogli. Dovrebbe accumulare cosa? Rapinatori e rapinati? Derubati e ladri? Non ha senso. Non esiste il partito del portafogli. Oppure il partito della casa. Si dovrebbe mettere d'accordo sia inquilini che padroni di casa. Hanno degli interessi contrapposti. Senza essere nell'ambito criminale, ma nell'ambito semplicemente mercantile, sono interessi contrapposti. Non è che tutti gli interessi sono interessi comuni. Molti interessi sono contrapposti, appunto. Allora, di fronte ai interessi contrapposti, non ha senso dire che cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare? Chi? Allora, se lei mi dice cosa può fare il 99% della popolazione, io posso rispondere a questa domanda. Ma se lei vuole dire che cosa può fare il 100% della popolazione, è impossibile rispondere, perché non è possibile mettere d'accordo, per esempio, l'1% della popolazione con il restante 99% nella società a capitalismo maturo come quella attuale, perché, per esempio, negli ultimi 25 anni le ricette liberiste che abbiamo visto sono state applicate hanno prodotto l'impoverimento progressivo di tutto il sistema economico con il 99% della popolazione che ha dimezzato la sua ricchezza e al suo interno il 50% più povero l'ha ridotta di 2/3, mentre l'1% della popolazione l'ha triplicata la sua ricchezza. Allora lei capisce che dire che cosa ne pensa della crisi a quell'1% vuol dire avere una risposta diversa da qualcuno del restante 99%. Quindi le scelte politiche sono decidere a chi dare vantaggi Esattamente. e a chi invece, su chi scaricare gli Esattamente. svantaggi. Allora facciamo una scelta, propongo una scelta di campo. Stiamo col Stiamo 99%. con il 99%. Cioè praticamente con chi? Allora Quindi mi pare stiamo. che nell'intervista precedente si diceva che le scelte vengono fatte per quell'1%, a Esattamente, danno del esattamente, 99%. esattamente. Quindi allora se noi ci poniamo il problema di che cosa fare nell'interesse del 99% della popolazione, allora la risposta è se è possibile e anche discretamente semplice. Il problema è questo qua. Noi sappiamo che l'1% della popolazione è formato da che cosa? È formato dall'elite credizio-finanziaria, fondamentalmente, dai trust finanziarizzati, cioè praticamente dalle grosse imprese multinazionali che sono collegate a colossi bancari in un unico trust che è contemporaneamente industriale, mercantile e finanziario. Quindi questo blocco di interessi, che non è neanche l'1% della popolazione, diventa l'1% con i ceti possidenti. Sì, diciamo per comodità, diciamo Beh, 1%, insomma. 1% ci stanno con i ceti possidenti, cioè coloro che sono ricchi e basta. Cosa vuol dire essere ricco e basta? Vuol dire praticamente avere un patrimonio, non so, di 500 milioni tra immobili, titoli, fondi vari, soldi in banca, di tutto e di più, terreni, castelli, quello che vogliamo, no? Allora, chi è un possidente ha un interesse, oggi come oggi, comune all'elite credizio-finanziaria ed è l'1% che si è arricchito negli ultimi 25 anni. Quando praticamente Sì, ma lei mi sta le dicendo una cosa abbastanza grave, teorie. Joppolo. Certo. Mi sta dicendo che in tutti questi anni qualsiasi partito che è stato al governo, ma comprese anche l'opposizione che comunque
sì. Che comunque esistenti, in realtà hanno fatto una politica, quindi delle scelte, hanno operato delle scelte a vantaggio di quel, diciamo, 1% per comodità e a svantaggio del 99%. Esattamente. Però chiedendo il voto al popolo, sì, alla gente, per fare gli interessi dell'1%. Sì, ora poi su questo sono possibili due teorie. Cioè la teoria complottista, diciamo, che sapevano benissimo cosa facevano, e la teoria viceversa, diciamo, normale, la teoria, diciamo, non patologica, che semplicemente fosse la loro opinione. E io sono di questo secondo avviso. Cioè, secondo me, quello che è accaduto è stato un voto di pensiero. C'è stata praticamente la egemonia culturale del pensiero liberista, che faceva oggettivamente gli interessi di questo 1%, ma che ha convinto anche il restante 99% che fosse invece comune interesse adottare certe scelte. Ecco come è andata. Che poi uno, molti abbiano consapevolezza e abbiano tradito il 99% piuttosto che lo fanno per interesse, è possibile. Però rendiamoci conto che non è facile capire come stanno le cose quando tutta la scienza, i media e i politici di tutti gli orientamenti hanno un modo di pensare di tipo liberista. Cioè, riuscire a essere antiliberista in un mondo liberista è dura, è un po' come essere copernicano in un mondo tolemaico. Che poi uno gli interessi, gli serva e gli convenga, è vero pure. Ma scusi, mi viene abbastanza spontaneo pensare che se io comunque metto la sordina, parole che lei usava l'altra volta, metto la sordina a chi dissente, certo, non posso pensare che questo venga fatto in buona fede. Metto la sordina perché? Perché c'è un pensiero diverso, perché non voglio che questo pensiero circoli, non voglio che arrivi alla gente. Per quale motivo lo faccio? Se non c'è un disegno dietro. Sì, ma guardi, le cose, capisce? Stanno peggio. Le cose stanno molto peggio di questo. Quindi lei dice che sta gente è ignorante e incompetente. Sì, e le spiego di più. Questa intervista che stiamo facendo vedrà che sarà esplosiva. Perché in questa intervista noi vediamo che cosa bisogna fare. Ora, nel vedere che cosa bisogna fare, lei automaticamente confronterà con le proposte che vede nel panorama politico. Perché se le cose che adesso ci accingiamo a dire non le sente da nessuna parte, a un certo punto, vedendo la loro ragionevolezza e capendo che convengono al 99%, a un certo punto le si chiederà come mai queste cose non vengono pensate. Perché veda, lei può pensare anche al complotto, ma come la mettiamo con gli intellettuali organici, direbbe Gramsci, del 99% della popolazione? Come la mettiamo con gli intellettuali della piccola e media impresa? Come la mettiamo con gli intellettuali delle maestranze organizzate? Perché gli intellettuali dei professionisti, degli artigiani e dei commercianti si fanno imbrogliare dagli intellettuali organici all'1% della popolazione? Perché vanno contro il proprio interesse? Perché non riescono a immaginare? Le faccio un esempio per capirci subito. Facciamo il caso di domandare a un Brambilla, al classico Brambilla, ok, cosa ne pensa lui di dimezzare i salari. Se lei fa questa proposta, il Brambilla le dirà: eh no, ma i salari sono troppo bassi adesso, se li dimezziamo poi chi compra? Allora gli dice subito dopo: ah bene, allora ha ragione, ho capito, beh allora raddoppiamoli. E lui subito protesta e dice: eh no, come raddoppiamoli? Non ci stiamo dentro mica noi, e sono in difficoltà, come facciamo a raddoppiamo gli stipendi? Anche lui dice: ma scusi, mi faccia capire, cioè, ma come ragiona lei? Allora, dimezzarli è male e raddoppiarli è male? Cioè, vuol dire che i salari sono ottimi, qualunque sia il loro valore, e comunque varie per qualunque ragione ci avvenga? Oppure peggio, che esiste una sorta di quarto principio della termodinamica, perché giusto giusto i salari assumono momento per momento il valore ottimale? A che lui dirà: no, forse non è che magari lei vorrebbe dimezzare lo stipendio dei suoi dipendenti e vedere raddoppiare lo stipendio di tutti gli altri? E cioè, questa sarebbe la cosa migliore. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che lui, dal punto di vista individuale, micro, capisce il suo interesse, gli manca la visione macro, cioè gli manca la coscienza di classe, gli manca di capire se lui come classe sociale complessivamente gli conviene l'aumento dei salari o la diminuzione dei salari. E questo è l'equivoco che sta alla base della nostra Confindustria, per esempio, ma non solo in Italia, anche all'estero. Il problema principale della piccola e media impresa è non avere ancora sciolto questo nodo, perché di fronte a una crisi che è crisi di vendite, quindi è crisi di mercato, in una situazione, in un mercato che si restringe, il problema principale sono le vendite che mancano. In una situazione di questo tipo, un imprenditore dovrebbe pensare che la cosa migliore è far aumentare le vendite. Allora, se aumentano gli stipendi,
cosa succede praticamente? Tu travasi ricchezza tendenzialmente all'1% verso il restante 99%, quindi crei un aumento di domande, una diminuzione di risparmi che crea giro. Poiché l'imprenditore ha un equilibrio mobile, perché comunque i costi poi li ricarica sui prezzi, a lui tutto sommato conviene dal punto di vista macro come classe sociale. Ma questo ragionamento è difficile da fare per una persona che non è un economista, per una persona che è semplicemente un imprenditore e che comunque vede che il suo interesse sarebbe quello di dimezzare gli stipendi dei propri dipendenti e raddoppiare quello degli altri. Quindi la differenza tra microeconomia e macroeconomia. Eh sì, è questa qua, perché praticamente quella che si perde è la concezione della circolarità del sistema, perché uno non, fondamentalmente quello che manca, e lì è la bravura dei liberisti, la bravura degli economisti liberisti è stata quella di affrontare l'economia come se fosse l'economia di una sola impresa. Quindi in termini micro, il paradosso quando è? Quando tu praticamente vai a tagliare sui costi. Perché quando vai a tagliare sui costi, che contemporaneamente sono però un reddito che viene speso per consumi pubblici o privati sul mercato interno, stai segando il ramo su cui sei seduto. Perché praticamente se tu tagli per esempio le imposte per il welfare, hai meno welfare, che sono consumi pubblici. Se tu tagli la retribuzione, tagli i consumi privati. Allora quello che risparmi a livello micro lo perdi a livello macro. Questo è un nodo importante che fa capire che c'è un problema qui ancora ulteriore. Posso dire ancora una cosa dopo? Allora, perché a mio avviso cambia un po' magari quello che ci diremo poi più avanti. Allora, lei dice c'è incompetenza, quindi vuol dire che noi siamo stati governati da una classe politica più esperti, più economisti, eccetera, di incompetenti, sì. Cioè che non hanno capito. Certo. Allora, se il problema è tutte le scelte fatte sono frutto di incomprensione, allora non abbiamo niente da fare altro che portare comprensione. Sì. Se invece, come io credo, per larga parte non è così, ma c'è uno scopo proprio di sfruttamento della massa per... allora non basta semplicemente capisco cosa le vuole dire, però c'è una terza possibilità. Ok, vediamo. Una terza possibilità, vediamo. Che a me conviene non capire. Mi spiego, per me tutti, ma è un fenomeno psicologico umano, cioè a me conviene capire ciò che mi danneggia o mi conviene capire quello che mi avvantaggia, ecco il problema. Allora, quando entra in gioco ciò che l'uovo o la gallina, è un problema, perché cos'è dice il detto, cos'è meglio, l'uovo oggi o la gallina domani? Allora, per l'imprenditore l'uovo oggi è dimezzare i salari, la gallina domani è il giro di vendite. Allora, il detto cosa dice? Che è meglio l'uovo oggi e la gallina domani. In realtà non aggiunge il detto le probabilità, perché se le dicessi cos'è meglio, un uovo incerto oggi o una gallina sicura domani, le direbbe la gallina sicura domani. Se dicessi cos'è meglio, un uovo certo oggi con una gallina molto in dubbio domani, dice meglio l'uovo. Quindi non moltiplicando per le percentuali di probabilità, il detto non ha praticamente senso compiuto. Ora, il problema è proprio questo. Cioè, la mancata comprensione del da farsi dal punto di vista della convenienza complessiva. Questo è quello che manca. E questa cosa qui, quando è in conflitto con l'interesse immediato, l'uovo oggi, fa disastri. E poi soprattutto c'è una cosa. Guardi che non è facile per l'Homo sapiens sapiens, per come lui è fatto, essere critico. Lei avrà conosciuto un sacco di persone che sono dei bastian contrari, un sacco di persone che sono dei boccaloni, ma il senso critico adeguato è difficile. In un mondo che ti dice tutto... Perché mi scusi? C'è la lamentela, sostanzialmente, c'è la ragna, la lamentela... Certo, ma soprattutto... Ma non c'è proposizione. Non dobbiamo sottovalutare soprattutto la potenza della socializzazione primaria e della socializzazione secondaria. Perché uno è islamico in un mondo islamico? Perché viceversa è protestante in un mondo protestante? Perché la maggior parte della popolazione gli viene più facile cedere a questo condizionamento anziché a quell'altro. Aderire. Perfettamente. Quindi in un mondo liberista è più facile essere liberista che antiliberista. E il paradosso è che alla borghesia non conviene il liberismo, eppure tradisce il proprio interesse di classe. Cioè la piccola e media impresa va contro il proprio interesse. Mi spiego, le faccio un esempio proprio di quelli che taglia testa al toro. Gli interessi bancari. Lei ha sentito mai dire qualcosa in giro circa il fatto che gli interessi bancari siano fissati in maniera arbitraria? Sì, no. Prego, sì.
Ah, ecco, ma lei non ha sentito mai dire in giro che gli interessi bancari sono fissati nell'esclusivo interesse delle banche? Lei ha sempre immaginato che gli interessi bancari siano in qualche modo oggettivi. Esistono dei meccanismi più o meno automatici per la determinazione degli interessi. Delle istituzioni che determinano esatto. Il tasso quindi bancario. Che esisterebbe qualcuno, qualcosa, che determina il saggio interesse, diciamo nel supremo interesse della nazione. Sì, qualcosa di tecnico, di oggettivo, qualcosa che non è fatto sulla base del capriccio, ma sulla base dell'interesse collettivo. Orbene, io adesso le chiedo questo. Secondo lei, o secondo il telespettatore, gli interessi bancari dovrebbero essere fissati al più alto livello possibile o al più basso livello possibile? Non mi faccio domande così semplici. Al più basso livello possibile. Perfettamente. Io non sono un banchiere, quindi le dico al più basso. Perché? Perché gli interessi più sono alti, più stornano risorse dai consumi e dagli investimenti verso i risparmi tesaurizzati. Quindi diciamo si crea un corpo che è un obeso anemico. Diciamo, questo è l'effetto di una roba del genere. Quindi è un errore dal punto di vista tecnico. Possiamo dirlo tale per l'1% della popolazione? Direi proprio di no. Cioè, per chi ne gode è un errore che meno male che c'è. Quindi l'interesse del sistema bancario è quello di avere interessi più alti possibili, non i più bassi possibili. È l'interesse delle imprese e delle famiglie che siano i più bassi possibili. C'è un contrasto di interessi, è come il discorso del portafogli, derubati e ladri. Cioè praticamente gli interessi bancari dovrebbero essere fissati dal Tesoro, dovrebbero essere fissati dallo Stato, dal Parlamento, ci vorrebbe il controllo democratico nella fissazione degli interessi bancari. Invece guardi che succede. Gli interessi bancari vengono fissati da chi? Dall'associazione di categoria delle banche, cioè dalla Banca d'Italia, le cui 300.000 quote sono in maggioranza detenute dalle banche che dovrebbe controllare. Quindi il creditore che fissa. È il creditore che fissa. È come se io le telefonassi e dicessi, senti guarda, mi devi dare 10.000 euro. Ci ho pensato bene, sai che è meglio che me ne dai 12.000? Dice, ma scusa, abbiamo firmato. Fa niente, dai, è meglio così, dai, dammi di più. Ha capito com'è la storia? Sì, ho capito. Questo è l'Euribor. C'è ancora una cosa che mi interessa. Allora. Però un attimo, non ho finito, volevo dire questo. La cosa drammatica in tutta questa storia è che i media non mettono mai in discussione l'ammontare degli interessi. E questo lei dice per ignoranza. È un no. Povero disgraziato. Io dico no. Certo, ma un povero disgraziato che non sente a nessuno mettere in discussione il saggio di interesse, come fa autonomamente a venire l'idea che gli interessi bancari sono fissati nell'interesse solo dell'1%? Non gli viene. Ecco la difficoltà. E non è un venduto, perché la piccola e media impresa converrebbe il calmiere sugli interessi bancari, ma non arriva a concepirlo perché vive in un mondo liberista che gli fa credere che gli interessi siano giusti così. No, e quando invece si deridono determinate teorie, si deride chi informa in maniera corretta. Io ho visto in televisione dei personaggi noti. Certo. Deridere vuol dire che io sono a conoscenza, e allora me la spieghi questa io? Non è detto, questa cosa non riusciremo mai a rispondere a questa domanda, perché è sufficiente essere semplicemente un cretino per rispondere a questa domanda. Basta essere ignorante e tronfio e fiero della propria ottusità. Basta essere un dotto. Se uno è un dotto, deride l'opinione esatta opposta alla sua, non la prende neanche in considerazione. L'atteggiamento classico della storia della scienza è negare, minimizzare, ridicolizzare. È automatico. L'ignoranza dei dotti è la cosa peggiore che ci sia. Mi scusi una cosa, prendiamo gli ultimi 16 mesi di ricette mondiane. Allora, noi abbiamo avuto dei tecnici, no? Che sono intervenuti, è stato eliminato un governo, abbiamo fatto un governo di tecnici, 16 mesi di sacrifici. Perché dovevamo fare questi sacrifici? Perché abbiamo detto che eravamo nei guai, perché c'era lo spread, perché era dovuto al rapporto debito-PIL che era pessimo, bisognava migliorare il rapporto debito-PIL. Molto bene. Ci vede buona fede in questo. Io le dico il risultato e poi rispondo. Okay. Il risultato è questo, che il nostro rapporto debito-PIL, in conseguenza di questi sacrifici che sono stati gravati sul 99% della popolazione e non su quell'1%, sono stati recessivi. Risultato, il PIL è calato del 2%, il debito pubblico è aumentato del 2%, il risultato finale sai qual è stato? Che il rapporto debito-PIL è passato in 16 mesi dal 120% al 130%.
Allora uno dice, ma scusate una cosa, ma questi professoroni non dovevano migliorare il rapporto debito-PIL? Come l'hanno peggiorato? Ma non sono quelli stessi che ci dicono che si esce nella crisi, dalla crisi nel 2010, non meglio nella prima del 2011, no forse in autunno, no forse nel 2012, anzi no, all'inizio del 2013, no forse alla fine del 2013, no nel 2014, no nel 2015. Cosa vuol dire? Allora, uno credo che un dottore che fa errori di questa portata non se lo tiene. Cioè, non puoi continuare ad andare da un dottore che uccide il malato. Perché noi siamo ammalati delle medicine che ci stanno propinando, perché le medicine liberiste sono recessive e quindi creano disoccupazione e fallimenti e peggiorano il rapporto debito-PIL, fanno diminuire gli introiti fiscali da parte dello Stato e il tutto per non discutere gli interessi bancari che sono sprositati, perché se la BCE presta allo 0,50 oggi, prima allo 0,75, allo 0,50, quanto dovrebbe pagare lo Stato gli interessi bancari sui BTP? Lo 0,60? E quanto costerebbe? Costerebbe 10, dunque costerebbe in sostanza 10 miliardi l'anno anziché 90 miliardi l'anno e risparmieremmo 80 miliardi, ma li risparmieremmo chi? Noi. Chi li perderebbe? Loro. Cioè li perde il 99% e li guadagna l'1%. E torniamo a quello che volevo, a ciò che volevo chiederle. Quindi lei diceva la politica è fare delle scelte. Sì. La politica, per come la intende noi della massa, del popolo, sì, diciamo, è che i politici stanno già facendo questo, ma stanno già facendo delle scelte e le fanno passare per scelte verso il popolo. Ma non c'è, secondo me, questa consapevolezza. Io, per quello che ho potuto... In realtà, ciò che lei chiederà, o ciò che lei dirà dopo con le sue proposte, sì, è dare alla politica il suo compito, che è quello di fare, certo, delle scelte per la maggioranza, certo, quindi nel nostro caso nel 99%, certo, quindi non stiamo chiedendo altro, certo, non c'è nessuna rivoluzione, no, cioè dire tu politica devi fare, certo, le scelte nell'interesse della maggioranza, che in questo caso è una maggioranza, non è 51%, no, è schiacciante, è 99% qualcosa, quindi il politico che non fa questo, certo, come lo definiamo? Ignorante? Sì. Io lo definisco ignorante, lei lo definisce traditore, per me è ignorante, perché lui non riesce a concepire una soluzione alternativa, non riesce a immaginarla. Lui crede, infatti la politica è esautorata da ogni potere in questo momento. Lei mi sta chiedendo, si fa quello che dicono i tecnici. Vabbè, ma lei pensi come vuole, la pensi come crede. Io le dico però che qua, tutte le persone con cui ho parlato mi sono sembrate tutte quante cadere dal pero. Non sapere benissimo la verità e tenersela per sé perché ho delle leggende segrete. No, semplicemente persone che cadono dal pero. Ma con le persone di cui parlerei, con cui ma anche in certi intellettuali, io ho parlato anche con economisti della sinistra stessa, o sindacale, ho parlato con persone anche di classe patronale, non c'è consapevolezza. Ma mi spiega una cosa, cioè, ma mi dice lei perché mai la piccola e media impresa dovrebbe essere d'accordo con le banche? Ma cosa ha in comune la piccola e media impresa con le multinazionali e con i colossi bancari? Niente. Come fa a essere d'accordo con la speculazione finanziaria? Cosa c'ha da guadagnare dalla speculazione finanziaria? Cosa c'ha da guadagnare dagli interessi alti? Cosa c'ha da guadagnare dalla deflazione recessiva? Niente. Eppure, cos'è? Tradiscono per chi, per cosa, chi gliela fanno a se stessi. È gente in buona fede, che non riesce a immaginare una soluzione diversa. Quindi, quello che noi stiamo lanciando è un messaggio naturalmente a chi ci vede, certo, è un messaggio anche alla politica. Certamente. Il messaggio è chiaro, poi magari vediamo come fare, certo, o cosa fare, certo, ma il messaggio è... Fatti politici. Ma certamente, però se non hanno idea di che cosa fare, ecco il guaio. Noi ti stiamo dicendo come fare i politici. Una serie di proposte. Una serie di proposte su come fare i politici. Esattamente. Quindi non meniamo più il camperlaia, le cose... Mi perdoni di menarne, vorrei menarne ancora due. Non lei, dicevo. Sì, allora, un cane è questo. Okay. Pensi la teoria che i soldi non ci sono. Chissà quante volte avrà sentito che i soldi non ci sono. Ma qual è il senso? Cioè, è una frase demenziale. Perché se i soldi non ci fossero davvero, alla peggio si dovrebbero stornare verso le emergenze, da ciò che non è emergenza. Ipotesi, abbiamo un terremoto, c'è la gente sottoterra, cosa facciamo? Lasciamo sottoterra i soldi, non ci sono. Pazienza, lascia perdere un'altra cosa. Cos'è che puoi lasciare perdere in quel momento? Per esempio gli F-35, lasci perdere gli F-35 e dissotterri la gente sottoterra. Sì. Certo. Quindi... La frase, i soldi non ci sono, minimo, si traduce nella frase, non li voglio stornare.
E se poi andiamo a grattare, andiamo a vedere che non li voglio stornare sempre nell'interesse di quell'1%. Cioè, mi va bene così. Uno contro i 99 e basta. Dare degli assegni di solidarietà a 1 milione di famiglie, le più povere, da 10.000 euro, sono 10 miliardi l'anno, sono una stupidata. Non ci vuole niente. Il problema è che i ricchi sono contrari a qualunque tassazione maggiore di zero. C'è niente da fare. Hanno una idiosincrasia verso le tasse che è assoluta. Chiarissimo, Ioppolo. Ecco. Arriviamo finalmente alla... A che fare? A che fare? Io me lo sento, vabbè. Ma allora, che fare? Anche lei se lo sente. Sì, sì, sì. Per il 99%, quindi non che fare in assoluto nel supremo interesse della nazione, ma che fare nell'interesse del 99% della popolazione. Allora, nell'interesse del 99% della popolazione bisogna, prima cosa, riuscire a fare riavviare il sistema economico. Ok? A questo punto il secondo sassolino che volevo togliere era come si fa a creare posti di lavoro. Sì, esatto. L'avrà sentito chissà quanti talk show su questa roba qua, con le cose più assurde, tipo il turismo, tipo l'istruzione, perché manca la visione macro, cioè manca la visione di come funziona il sistema economico. In sostanza, tutte le politiche dell'offerta cosiddette, cioè gli incentivi, non possono funzionare. Perché se anche lei mi regala i soldi, nessun imprenditore è così scemo da investirli o assumere altro personale solo perché costa di meno farlo, quando non sarebbe profittevole collocare sul mercato la maggiore produzione che andasse a produrre con quei pur meno cari investimenti occupati aggiuntivi. Se io vendo mi impegno anche la moglie e la nonna se vendo, ma se non vendo i soldi li tesaurizzo. Quindi è solo se aumenta la domanda sul mercato interno, al saldo dell'export-import, che mi conviene investire e assumere. E se mi conviene non c'è bisogno che mi incentivi. Se non mi conviene è inutile che mi incentivi. Perché se tu mi dai incentivi, per esempio, per assumere le donne, licenzio gli uomini. Sì, i giovani, licenzi i non giovani. Al sud, licenzio al nord, e così via. In breve, quindi... Bisogna potenziare la domanda. Per potenziare la domanda interna, che cosa occorre fare? Occorre proteggersi dall'esterno. Prima cosa. Quindi serve una protezione rispetto all'import-export, andare al pareggio tendenziale dell'import-export. Come si fa la protezione? La protezione si fa con le barriere doganali e con le barriere valutarie. Ma bisogna... sembra che parlare di barriere doganali... Ma infatti, ma certamente, nell'interesse dell'1% cosa c'è? Tenere duro sulla globalizzazione, tenere... Sì, 5 punti che certo, cioè bisogna dire quindi, deregulation borsistica, deregulation valutaria, deregulation doganale, se passano queste tre cose non puoi fare nulla, perché ogni volta che potenzi la domanda interna cosa succede? Aumenteranno le importazioni, ci sarà inflazione. Quando c'è l'inflazione c'è l'esodo dei capitali, con l'esodo dei capitali la speculazione aggredisce la borsa e il cambio, per carità. Alternativa qual è? Tagliare la domanda interna. Quindi la prima cosa da fare, lei dice, è... Al 99% della popolazione conviene, al 99% della popolazione conviene vincoli borsistici, vincoli valutari, vincoli doganali. In pratica che cosa vuol dire vincoli? Vincoli vuol dire vietare la speculazione di borsa, vietata. Quindi per legge, vietata, per legge, vietata. La speculazione poi di vietato... Borsa. Poi deve essere vietato la esportazione di capitali, quindi sarebbe a dire che non abbiano l'ok degli organismi centrali, cioè occorre il controllo democratico dell'esportazione di capitali. Se a un certo punto una persona vuole delocalizzarsi all'estero, chiude a Torino e vuole aprire a Bombay, ok? Se si ritiene che è favorevole all'interesse nazionale, la risposta è sì, se si ritiene che è contrario all'interesse nazionale, la risposta è no. Pur non ci vai. Io penso che sia facile far capire questo anche a qualche imprenditore che magari... Non è facile farlo capire all'1%. Sì, ritorniamo sempre là. Ma le imprese esportatrici sono favorite dallo Stato, uno Stato che attua questo meccanismo, perché ci serve il pareggio tendenziale. Quindi non c'è solamente vietare, ma no. Dall'altra parte c'è cos'altro. Poi, oltretutto, dobbiamo pensare anche una cosa, che queste cose funzionano anche se non sono ermetiche. Cioè la chiusura fondiaria volontaria non è mai stata ermetica. Basta una chiusura come c'è altrove. Tutti i paesi del mondo sono a chiusura delle frontiere valutarie, tranne pochi. E tutti quelli che hanno le frontiere valutarie chiuse regolano il cambio. È molto semplice la cosa. Perché tu hai bisogno di regolare l'import-export. Immaginiamo di fare una politica della domanda e di espandere la domanda interna. Non è che gli italiani diventano più patriotti di prima.
compreranno beni esteri, né più né meno la stessa percentuale di prima. Quindi mette che il 10% siano beni esteri, se aumenta di 100 miliardi la domanda interna, aumenterà di 10 miliardi le importazioni. Allora bisognerà regolarci con le esportazioni. Cosa vuol dire quindi? Quindi occorrerà intervenire con opportuni contingentamenti e dazi. Questo conviene a noi, ma conviene a tutti, conviene. Cioè, vuol dire, non è che noi siamo gli unici. A chi conviene il libero scambio? Il libero scambio conviene al più forte. Non conviene al più debole. La Germania attualmente gli conviene il libero scambio all'interno dell'Europa, perché la bilancia commerciale tedesca nei confronti dei PIGS è in attivo di 150 miliardi l'anno, ha accumulato un milione, cioè 1.500 miliardi di attivo. Ecco, ma Iopolo, attualmente ci troviamo in presenza di una carenza di denaro. Come facciamo a riavviare? La carenza di denaro. Per cambiare l'economia. No, beh, quello è un finto problema, la carenza di denaro. Perché c'è una bugia ancora più grossa su questa cosa qua. Ti spieghi bene questa. Allora, questa cosa qui è pazzesca, mi rendo conto che è bestiale. Però funziona così. La gente crede che la moneta sia data, no? Che la moneta sia in qualche modo qualcosa che se si sbaglia a regolarla scoppia l'iperinflazione. Non è vero affatto. Non è vero affatto. Intanto perché già viviamo, lo vediamo sperimentalmente, già viviamo in un sistema dove di moneta bancaria allo scoperto e cartolare allo scoperto ce n'è a tonnellate, ma in quantità industriali decine e decine e decine di migliaia di miliardi, quindi cose impressionanti, e non c'è questa iperinflazione, per niente. Sono poi dei precedenti storici importantissimi, come per esempio l'oro delle Americhe, ma comunque adesso non voglio appesantire di troppo la trattazione. Il problema è che la moneta che è, diciamo, allo scoperto, nel momento in cui viene immessa nel circuito. Allo scoperto vuol dire che non c'è copertura. Sì, immaginiamo di finanziare allo scoperto una certa domanda effettiva. Ok? Allo scoperto, mi rendo conto, allo scoperto, allo scoperto, allo scoperto, allo scoperto, allo scoperto. Quindi non ci sono dubbi, non è che io volevo dire un'altra cosa, allo scoperto. Perfettamente. Se noi finanziamo allo scoperto una domanda effettiva, aggiuntiva e autonoma dal sistema distributivo, esempio sussidi di cittadinanza, per esempio. Se noi facciamo una cosa del genere e lo facciamo con moneta allo scoperto, cosa accade? Accade che allo scoperto, nel momento in cui finanzia, ma diventa, acquista la copertura, man mano che vengono prodotte concretamente i beni e i servizi che ha reso profittevole produrre e che mai sarebbero stati prodotti altrimenti. Ma questa è una soluzione semplicissima, io. È semplicissima. E perché non la facciamo? Cioè noi potremmo uscire da questa situazione. Allora, con grande facilità. Allora, guardi, qua andiamo al complotto, andiamo effettivamente alla teoria del complotto, perché questa cosa qui che ho appena detto, io credo che un telespettatore a questo punto se la dovrebbe rivedere con la moviola 10 volte, ha detto 5 volte, c'è cioè qualcosa, come si assume una responsabilità così grave di dire una cosa apparentemente così assurda? A parte sono fior di pubblicazioni per spiegare questi concetti qua, ma il problema è questo è il segreto dei segreti. Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio delle pere. Se la gente sapesse che potremmo tutti stare bene, semplicemente ci fosse il controllo democratico della domanda interna, attraverso il controllo democratico della moneta allo scoperto, vorrebbe il controllo democratico della moneta allo scoperto. Cioè vorrebbe che il sistema bancario, vorrebbe che la sovranità monetaria, cioè vorrebbe che lo Stato fosse detentore della moneta e che le banche fossero statali. Questo vorrebbe. Tutto lì. Una volta sì, ma non basta il controllo statale se tu non sai che lo puoi utilizzare per pompare la domanda interna. Il problema è che quando pompi la domanda interna tu hai inflazione e tu hai anche fughe di capitali, speculazione finanziaria, speculazione valutaria e aumento delle importazioni. Per carità, come si reagisce? Con quelle tre manovre. Vincoli borsistici, vincoli valutari e vincoli doganali. Ma se tu fai parte dell'1% non li vuoi i vincoli doganali, non li vuoi i vincoli valutari, non li vuoi i vincoli borsistici. Il 99% stiamo sopportando questa situazione, sì, con tutte le conseguenze, certo, quindi chiusura di aziende, suicidi, perfetto, licenziamenti, giovani senza lavoro, tagliamo sull'istruzione, tagliamo sulla sanità, tagliamo su tutto. E facciamo recessione, e peggioriamo, e mandiamo più soldi all'1%. Certo. Stiamo dando, certo, soldi ad altri stati, perché noi, certo, tutto questo perché? Per un errore, lo ripeta, per cortesia. Per un errore logico, per avere sposato il punto di vista dell'1% della popolazione, credendolo fondato tecnicamente, l'idea liberista, questa della deregulation borsistica, deregulation valutaria, deregulation doganale. Quindi, tutto qui. Noi potremmo
potremmo far ripartire tranquillamente, questo nostro Stato, questa nostra nazione, cioè l'Italia, ma non credo solamente l'Italia, questo vale anche per altri, semplicemente facendo che cosa? Me lo ripeto per cortesia. Semplicemente non mettendo vincoli valutari, borsistici e doganali, dopodiché finanziamento con moneta allo scoperto. Quindi non c'è bisogno di tutte queste avviene già, no, e avviene già, ma non si dice. Non c'è bisogno di riunirsi nell'abbazia senese per fare strategie. Ma se uno è convinto che non si può fare... Non c'è bisogno di andare in pellegrinaggio in Europa, non c'è bisogno, abbiamo bisogno di Draghi che ci dica no, la BCE può fare, non abbiamo bisogno della Banca Mondiale, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno che lo Stato, aspetti, torni a fare lo Stato. Certo, ma si metta nei panni dell'1%. No, mi scusi, ma questo mi... Sì, è così. Che lo Stato torni a fare lo Stato. Certo, perché guardi che succede, anche l'inflazione, è semplicissimo. Supponiamo che ogni espansione è in qualche misura inflattiva, ok? Ma cosa si fa? Semplicemente si fanno le indicizzazioni di retribuzioni, pensioni e piccoli risparmi e il problema all'interno si risolve. Poi che cosa si fa? Semplicemente. Prima si interviene con il calmiere all'ingrosso e l'antitrust per cercare di contenere un po' l'inflazione, perché l'inflazione, vedremo, non è un fenomeno spontaneo ma un fenomeno volontario. Dovuto ai trust, quindi ai monopoli, agli oligopoli. Comunque lei la può contenere con il... pensi che Hitler fece sapere ai monopoli che non avrebbe gradito l'inflazione ed è stato sufficiente sapere che le avrebbe dato fastidio perché non ci fosse inflazione in Germania quando venne utilizzato il marchio allo scoperto. La politica della Germania è nazista. Quel periodo nazista non se ne può parlare perché è stato... Vabbè, però cerchiamo di capire i meccanismi. Parliamo delle Ammelire. Allora, non parliamo di Hitler, parliamo delle Ammelire. Gli alleati dal 43 al 48 vengono usate le Ammelire e sono moneta allo scoperto. American, military, lires. Moneta totalmente allo scoperto, ci ha finanziato tutto il benessere del Sud. Perché il Sud era filo americano? Con le Ammelire funzionava. Ma io abbiamo capito che basta che la politica... Non ho finito per una cosa, un attimo, che riguarda il problema dell'inflazione, dicevo. Come si fa poi nei rapporti con l'estero? E qui si arriva all'apoteosi. Apoteosi. Basta svalutare il cambio in misura pari al differenziale di inflazione residuo. Esempio. Basta svalutare il cambio in misura pari al differenziale di inflazione residuo. Immaginiamo che negli Stati Uniti c'è una inflazione del 2%. Che in Europa c'è un'inflazione invece del 5% in conseguenza di queste manovre che avviamo di ripresa dell'economia. Il differenziale è il 3%. Basta svalutare l'euro del 3% sul dollaro e diventa indifferente per il made in UE e per il made in USA i termini della relativa competitività delle imprese. Cioè le imprese sono competitive esattamente come prima. È sufficiente questo per raggiungere la parità. Ma sì, cosa ci venga a dire? L'1% che cosa ci impapocchia? Che è bello avere l'euro forte. E addirittura dicono che l'euro forte serve perché così rende meno care le importazioni necessarie. E bravo Giuffà! Ma le ragioni per cui rende meno care le importazioni necessarie, cioè materie prime ed energia, sono le stesse ragioni per cui rende meno care le importazioni non necessarie. Ed è lo stesso motivo, lo stesso modo in cui rende meno convenienti tutte le nostre esportazioni. E allora? Il cambio forte è un suicidio, non conviene affatto. Il cambio deve essere in nome di essere né forte né debole, deve essere vero, deve essere in linea con i fondamentali. Se c'è un'inflazione relativa diversa, il cambio deve adeguarsi, in modo che i termini di competitività delle due imprese esportatrici rimangano gli stessi di prima. È semplicissimo. Allora, lei ci ha detto molto chiaramente che cosa ci sarebbe da fare, però mi pare di capire... Allora, come si pompa la domanda però dobbiamo dire? Come? Come si pompa la domanda? Come si pompa la domanda? Adesso lo vorrei sapere. Tutto quello che lei fa, che si torna risorse dai risparmi tesaurizzati verso i consumi pubblici e privati, espande il sistema economico. Non vuole usare il sistema della moneta allo scoperto? Semplicissimo. Fa le riforme che non costano. Quali sono le riforme che non costano? Nell'ambito del medesimo monte retribuzioni, per esempio, lei travasa ricchezza dalle retribuzioni più alte verso quelle più basse.
poiché i ceti più ricchi sono più risparmiatori di quelli più poveri, lei automaticamente trasforma risorse da risparmi in consumi privati. La stessa cosa con la riforma tributaria, pur nell'ambito delle stesse tasse di prima. Basta che lei travasa le tasse dalle fasce basse verso le fasce alte, basta farle pagare alle fasce più alte, tutto quello che lei recupera da questa manovra automaticamente espande i consumi interni. L'equo canone. L'equo canone è una riforma che non costa. Se lei mette l'equo canone sui canoni della grande proprietà immobiliare, diciamo dalla terza casa in su, dalla quinta casa in su, lei ottiene il calmiere del mondo affitti e quindi travasa ricchezza dalle fondazioni bancarie, per esempio, e dalla Chiesa, verso gli inquilini, che notoriamente sono consumatori. Allora, vediamo di stringere questa cosa. Allora, questo sarebbe da fare. Qualcuno si vuole rivedere, se la rivede magari questa intervista, e troverà i punti precisi. Sì, però ce ne sono ancora due importantissimi. Me li faccia dire, la prego. Gli interessi bancari. Noi perdiamo in questo momento 90 miliardi l'anno di interessi bancari sui BTP. Con il collocamento in quell'altra maniera, come dicevo prima, se lei facesse comprare i BTP alla Cassa Depositi e Prestiti, per esempio alla nazionalizzante MPS, cosa succederebbe? La BCE li presta allo 0,50, noi gli diamo lo 0,70 per esempio a queste due banche, benissimo, cosa abbiamo pagato? Lo 0,70 su 2.000 miliardi quanto fa? 14 miliardi. Cosa abbiamo risparmiato? 90 meno 14 fa 76. 76 miliardi. Anima do creature! Hai capito? 76 miliardi. Altra cosa, quanto sono i servizi finanziari? 130 miliardi circa. Gli oneri finanziari 130 miliardi. Se lei invece pensa che la banca europea presta allo 0,50 e poi alle famiglie, alle imprese, alle banche si permettono, grazie alla loro lobby, di prestare al 6, all'8% se va bene, o al 15 se uno non se ne accorge, va bene? Cosa sono 130 miliardi? Ne toglie 100 miliardi? Trasforma 100 miliardi di risparmi tesorizzati di grasso in muscoli, cioè consumi e investimenti. Ha capito che potrebbe essere un giardino il mondo? E con questo lei può anche riconvertire poi democraticamente la domanda, perché lei cosa deve fare nel contempo? Dovrà andare alla riduzione dell'orario di lavoro, del tempo effettivo di lavoro, quindi orario di lavoro e età pensionabile, e deve andare contemporaneamente a aumentare la distribuzione verso i lavoratori, no? Le fasce basse soprattutto. Mentre fa tutta questa operazione qui, lei si trova praticamente ad avere una espansione della domanda interna, ha capito? Quindi queste manovre sono tutte manovre che rendono migliore la situazione, ma a quel punto conviene riqualificare la domanda interna e riqualificare le tecniche produttive per rendere compatibile sia la domanda interna sia le tecniche produttive con i limiti che ci impone il rispetto della natura dell'uomo. E quindi contemporaneamente riducendola di lavoro noi andiamo a fare un mondo migliore. Ma migliore per chi? Dimenticavo, per il 99%. E allora non va bene. Questo è il programma elettorale per le elezioni europee del 2014. Se i partiti avessero intelligenza di proporre questi tipi di programmi, sarebbero gettonati dall'80% delle popolazioni dell'Europa. I politici non lo fanno. Ma le sanno queste cose? Ma le sanno? Quindi chi sta vedendo questa sua intervista, o io come cittadino, sì. Visto che finora la politica su queste cose è sorda e mi pare che sia anche facile realizzare quello che lei dice, quindi potremmo uscire tutti questa situazione. Ci sono dei contraccolpi, chiaro. Cioè. Certo, ma perché invece non ci sono adesso i contraccolpi? Ok, quindi che cosa può fare? Può fare sì, ma allora, il singolo in questo caso? Divulgare questo video, scriversi una scaletta delle cose più importanti e divulgarle anche personalmente. A chi? In giro, per la strada, diffonderle, anche all'estero, tradotte in inglese. Cioè queste cose vanno diffuse. A un certo punto, quando la gente si passa una certa massa critica, che sa che il re è nudo, non c'è più niente da fare. Ma quindi io le posso mandare anche, che ne so, al PD. A chi vuole lei? A tutti. Tutti, a un certo punto il sistema crolla. Sindici, assessori, posso mandare a tutti, posso mandare ai giornalisti. Ma la gente comune è più importante forse, gli imprenditori magari. A chi? Pure, dovesse, piccola e media impresa, certo. Se lei dovesse fare una scaletta tutti, e il 99%, qual è il problema? Ma le dico di più, mi voglio rovinare,
Guardi che anche tutte le piccole banche hanno interesse a questa cosa qua. Basilea 3 le sta rovinando per farsele mangiare dalle grosse banche internazionali. Gli sta distruggendo i parametri di redditività e di patrimonialità, per cui vanno fuori mercato e se le pappano per una manciata di pasta. Anche le casse di risparmio, tutto il sistema bancario piccolo, che è quello che lavora con la raccolta di risparmi e con la piccola e media impresa e le famiglie, che ha interesse a questa cosa che stiamo dicendo. Serve un sistema bancario protetto dallo Stato. La città bancaria, controllata democraticamente, ma è sacrosanta. Non è una bestemmia quello che sta avvenendo, una bestemmia. Quindi la soluzione c'è. C'è. Non piace a tutti. È una soluzione che va bene al 99% e più, certo, della popolazione. La difficoltà è che la popolazione non la conosce. Facciamola conoscere. Non sa come fare i suoi interessi. Facciamogli conoscere queste cose e verrà tutto da sé. Ricordiamoci una cosa, non è possibile mantenere un sistema di potere che poggia su bugia soltanto. Questo sistema poggia sulla bugia. Perché una classe sia individuata come egemone, occorre che sia veramente necessaria per la riproduzione del sistema. Questo qui non avviene. Abbiamo degli usurpatori, gente che arraffa un potere che non merita. E per giunta impoverendo tutti quanti, tranne se stessi e il proprio entourage. Quindi non può avere egemonia. Questa cosa prima o poi crolla. C'è da ricordare anche una cosa però. Noi dobbiamo cercare di essere pacifisti, perché ricordate, ci dobbiamo ricordare che la briscola qui è a coppe, non è a spade. A spade e bastoni finisce male. Ricordo che mentre Napoleone si trovava a fronteggiare le coalizioni internazionali, gli inglesi schieravano 15.000 effettivi contro Napoleone, ma in quello stesso momento gli inglesi della Compagnia delle Indie inglesi schieravano contro i vari Sandokan 150.000 mercenari. Questo è quello che possono fare le multinazionali. Quindi il problema nostro è quello di portare a patti queste elite per cercare di avere un mondo vivibile, anche perché queste persone si sono convinti che possono fare quello che vogliono. Non è così. Non possono fare quello che vogliono. Possono uccidermi. Che problema c'è? Ma le cose rimangono. Qualcun altro porterà avanti queste idee. Perché ormai si stanno diffondendo. Ma sì, non c'è da fare. Dice che non le fermano più. No, perché hanno fatto la fesseria, come Abisco l'ha chiamata, di chiamare il due che hanno in mano. Ma tu per chiamare il due anche in mano, ce l'hai almeno l'asso, il cavallo, il re? Cioè no, c'ho il 7, il 6 e il 4. Ma come fai a vincere? Loro contano semplicemente sul fatto che noi pensiamo che non ci sia niente da fare. Contano sull'ormaismo. Invece sappiamo cosa fare. E questo. Ci sono delle proposte chiare. È semplicissimo. Invitiamo tutti a fare proprie queste proposte. A ragionarci, a diffondere. A coalizzarci intorno a queste proposte. L'Europa dei PIGS è una realtà facilissima. Abbiamo gli stessi fondamentali. PIGS più F più la Francia. È fatta. Ma appena facciamo un'Europa dei PIGS con la F, ci siamo, no? Di questa portata che fa questo programma. Ma vedrà che vorranno aderire anche altri paesi che non sono europei. E diranno, ma scusate, visto che abbiamo i fondamentali simili, non potremmo aderire alla vostra area monetaria e mercantile? E noi diremmo, ma voi non siete europei? E loro risponderebbero, come nel film A qualcuno piace caldo, nessuno è perfetto. Quindi, facciamo la prova del 9. Qualunque altro tipo di programma o di proposte che non prevede questi punti... È suicida. Noi stiamo andando alla caduta dell'impero romano. Noi stiamo distribuendo in maniera sempre più ineguale una torta che si restringe. Noi stiamo praticamente distruggendo la torta per aumentare la fetta dell'1%. Questa cosa porta alla invenzione progressiva del sistema e al suo avvitarsi su se stesso. Noi stiamo distruggendo la civiltà occidentale. Occorre completare la rivoluzione borghese. Occorre che gli intellettuali organici della borghesia mercantile e della piccola e media impresa prendano la loro coscienza del loro ruolo e si diano da fare per completare la rivoluzione che è iniziata 250 anni fa. Cioè praticamente devono riuscire in sostanza
a mettere le redini all'aristocrazia creditizia finanziaria. Quindi che cosa è da fare? L'abbiamo visto, le vere cose. Si può fare. Sono dei punti molto chiari, sono nell'interesse del 99%, certo, non del 100%. Non del 100%, cioè quell'uno che ha mangiato le spalle e ha fatto tutto quello che voleva, quell'uno non sarà, vuol dire, non sarà accontentato, certo. Ma accontentiamo il 99% della popolazione. Questa è la nostra, esatto, proposta. Esatto, io sto dicendo cosa conviene al terzo e al quarto stato. Okay. Questo sono la borghesia, gli intellettuali, artigiani, professionisti, maestranze, impiegati, tutte queste persone qua, più gli utenti dei servizi sociali e le loro famiglie. Ovviamente se uno è ricco è un'altra cosa. Quindi se vogliamo uscire... E ci abbiamo anche alleati, fra l'altro anche nella grande impresa nazionale, e anche alleati pure nelle banche non di respiro internazionale. E poi cosa ci vuole a riprendersi le nostre banche pubbliche? Sono fondazioni, no? Facciamo la nomina pubblica dei dirigenti delle banche Unicredit, Intesa, MPS, Carisbo, il gioco è fatto, cosa ci vuole? Quindi potremmo dire in questo caso al contadino fai sapere quanto è buono il formaggio, esatto, con le pere. Diffondi la bontà del formaggio con le pere, perfetto, fallo capire, faglielo mangiare, faglielo guardare, prova a tirare la giacchetta, faglielo passaparola, questo. Quindi non demordere, niente, si può fare, no. Abbiamo delle proposte chiare, queste proposte facciamole divulgare, facciamole circolare, esattamente, facciamole capire anche, sì, comprendere. Capire. E soprattutto, risponda lei adesso a questa mia domanda, perché queste cose non le ha sentite prima d'ora? Perché non sono venuto prima da lei. Ma si rende conto? Io sono 37 anni che scrivo queste cose, mi sono sempre chiesto, ma com'è possibile che queste cose non siano di dominio pubblico? Ma com'è possibile? Mi veramente era incredibile per me. Eppure è così. Vabbè, e allora diciamolo. Facciamo una cosa, io le faccio una proposta. Io ho testimoni che le insegnavo, cioè miei ex alunni che possono testimoniare. Alla fine di questo video posso mettere una mail per chi ha bisogno magari di fare domande, certo, di chiedere ancora qualcosa. Certamente. Magari ce la inventiamo, certo, la creiamo, creiamo un'email in maniera tale che magari chi ha bisogno di chiarimenti, che siano intellettuali, che siano politici, che sia gente comune, che siano imprenditori, certo, in maniera tale da chiarire eventuali, magari, chiarire eventuali dubbi che ci sono, oppure magari entrare un po' più in profondità, certo, sulle proposte che lei ha fatto. Noi vogliamo, come dire, riunire intorno a questa proposta quanta più società è possibile. E questo è il nostro... Sì, e quindi non neanche demoralizzarsi se abbiamo a che fare con persone che non vogliono capire. Primo perché non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire, e secondariamente perché i dotti sono assolutamente irrecuperabili. La differenza tra uno scienziato e un dotto è che il dotto è come il generale Buttiglione, non si arrende mai neanche di fronte all'evidenza. Devo darle ragione, è quello che ho visto anch'io. Comunque io la ringrazio tantissimo, è stato ancora una volta illuminante. Prego. Quello che lei dice, mi auguro ancora di ritrovarci per approfondire qualche punto in particolare che magari emergerà delle mail che ci arriveranno. Volentieri, volentieri. Grazie e naturalmente... E grazie a lei. Non demordiamo, no, ovviamente. Grazie.